questa terra io proteggerò. Tutti i miei fratelli sardi abbraccerò. Una voce unica come un pensiero comune. Se l'unione fa la forza allora forte sarò. Questa terra io proteggerò. Tutti i miei fratelli sardi abbraccerò. Vedo blu dalla benda che mi copre gli occhi. Anche se giù è il morale io rimango qua. Ci provi in ogni modo ma la mia terra te la scordi. Non ci compri con i soldi che poi ti riporti a casa. Le mie son tradizioni che non sporchi. Il mio si chiama mare, non bagno compare. Dovresti prendere lezioni invece di inquinare. Ti ricordi solo dell'estate, prova a stare nella tua città. Ad ogni passo che fai, ogni respiro consumato, riconosce a pelle un vero sardo. Abbiamo una cultura che ci dà il diritto di pensarla pure in cento, ma l'idea è comune come uno stendardo. Stiamo allo sbando fieri delle nostre zoppie. E l'acqua che circonda è vino per le nostre scope. L'amore esplicito e non muta la sua forma. E nei tramonti aspetto un'alba dentro la prossima onda. Sardo, tanto è vero che il mare è tutto intorno a me. Tanto è vero che vincono tutti tranne me. Pronti a sputtanarvi tutti come Wikileaks. La mia gente è sempre scesa in campo come sconvolse SSC. Chiediti perché la fame ci dà istinti suicida. Chiedila a quelli che erano all'Euroallumina. Noi che come i minatori non vediamo il sole. Come al sul ci stagliano l'aria come i fondi delle scuole. C'è chi cerca indipendenza, chi vuole il made in Italy. Ma come tutti alla mia gente gli mancano i viveri. Vuoi sapere chi sono? No, no. Datemi una S alla R, D e la O. I miei amici hanno tentato una carriera a casa nostra, ma la grande maggioranza se n'è già fuggita a Londra. L'altra grande minoranza il coraggio non ce l'ha di riempirsi la valigia e scappare di città. Wow, è arrivato? Vedo bene, sì. Allora, è arrivato il Presidente del Consiglio. Avete capito cosa allora significa avere un Presidente del Consiglio dei Ministri amico? Significa trasformare la Sardegna da una realtà tra le ultime purtroppo nella nostra comunità europea, in quel sogno che tutti i sardi vivono, tutti i sardi vogliono. Che questa è l'opportunità straordinaria per la Sardegna, quindi nessuna recriminazione, anzi tanta gratitudine anche al Premier. Casa nostra, ma la grande maggioranza se n'è già fuggita a Londra. L'altra grande minoranza il coraggio non ce l'ha di riempirsi la valigia e scappare di città.